Ma allora, il comune si è ritrovato a fare una serie di accertamenti su tutta l'edilizia scolastica comunale e progressivamente abbiamo un po' disaminato la storia di tutti gli istituti. Anche la scuola di Porto Salvo è stata presa in considerazione. È un primo livello di indagini che è stato effettuato, ha dato delle situazioni che meritavano di essere approfondite. Non ci siamo fermati e abbiamo voluto ulteriormente approfondire e le indagini hanno restituito una situazione di pericolosità tale da indurci a chiudere l'istituto scolastico. E questa sarebbe stata la soluzione alternativa, che però è un po' precaria. Questa non è una soluzione alternativa, intendiamoci, io non so chi abbia detto che questa sia una soluzione alternativa, questa è una situazione assolutamente temporanea e credo che sia un sistema innovativo e forse anche all'avanguardia che la dirigente scolastica, dottoressa Maria Salvia, ha inteso offrire alla comunità. Tutto qui. Noi ovviamente, anzi, avremmo dovuto forse chiudere la scuola e spostare le attività scolastiche magari di una settimana, di 10 giorni, perché abbiamo una soluzione alternativa che ovviamente non può e non deve essere questa, è ovvio. Senta, sindaco, oggi c'è il Presidente della Repubblica a pochi chilometri da qui, inaugura l'anno scolastico. Ecco, è un po' una contraddizione forse il fatto che ci siano dei bambini che non hanno una scuola agibile, questo almeno è sicuro. Guardi, il problema dell'edilizia scolastica non riguarda solo la città di Vibo Valentia, non riguarda solo Porto Salvo, ma riguarda tutta l'Italia. Tant'è che proprio a livello nazionale sono state destinate parecchie risorse per verificare la stabilità degli edifici scolastici. Ma questo torna a dire non soltanto a Vibo Valentia, non soltanto a Porto Salvo. Noi come comunità, come città, abbiamo inteso partecipare a tutti questi bandi, dal primo all'ultimo, per verificare quali sono le condizioni reali degli edifici scolastici. Ed anche quando le indagini ci hanno restituito una situazione dubbia, io non mi sono accontentata del dubbio. Io ho voluto andare avanti e verificare fino in fondo se la scuola fosse o meno sicura. Questo è quello che ho fatto e di questo, in tutta sincerità, essendo donna, essendo mamma, essendo sindaco, non solo non me ne faccio un senso di vergogna, come qualcuno ha detto, ma non voglio neanche menarne vanto, ma credo che sia doveroso da parte mia fare un'azione di questo genere. Alcuni genitori lamentano la mancanza di un piano B immediatamente operativo nel caso in cui la scuola non fosse stata sicura. Allora, io credo che il piano B c'è. Ed è un piano B neanche tanto lontano, perché credo che da qui a pochissimi giorni noi riusciremo a dare a questi ragazzi una sede altrettanto adeguata, se non forse migliore, di quella che stanno lasciando. Questa, torno a ripetere, è una soluzione assolutamente temporanea, una soluzione innovativa, una scuola all'avanguardia, se vogliamo, per come l'ha definita la dirigente Maria Salvia, ed è una soluzione tampone, un momento di passaggio che deve durare pochissimi giorni, giusto per un'accoglienza e per consentire anche ai bambini di Porto Salvo di avviarsi, di avere anche loro il primo giorno di scuola, per non negare a questi bambini il primo giorno di scuola, forse in una modalità diversa, in una modalità alternativa, ma non credo che sia la prima città a avviare la scuola, specialmente dopo l'emergenza Covid, ad avere delle scuole che aprono nei gazebo o nei giardini o nei parchi o nelle biblioteche o in altri posti. Io credo che se noi guardiamo le televisioni, ci aggiorniamo in moltissime altre zone del paese, in moltissime altre zone d'Italia, non certamente all'apertura, non certamente all'apertura, però in moltissime altre zone d'Italia questi modelli scolastici sono stati sperimentati. Ci è stato comunicato dal comune che la scuola è inagibile. Il sindaco aveva due opzioni, la DAD, che noi non abbiamo voluto assolutamente, e il differimento dell'apertura. Non l'abbiamo voluto nemmeno, perché noi abbiamo pensato ai bambini,
a dargli comunque la possibilità del primo giorno di scuola. In che modo? In sicurezza, dove, visto che il comune si sta prodigando per trovare uno spazio alternativo che sia scuola, e lo farà sicuro. Io insieme ai docenti abbiamo pensato di utilizzare quest'area, però non potevamo lasciarli sotto il sole, sotto la pioggia. Queste sono gazebo in sicurezza, sono ancorate, non è vero quello che dice. Sono stati i genitori di qua che hanno lavorato per montare gazebo e per montare, pitturare persino le pedane, perché non erano previste. Hanno messo soldi di tasca per comprare le pedane. È una situazione... c'è una parte di genitori, certo, che è d'accordo. Ma certo, ma perché hanno capito. Dopodiché è successo di tutto e di più. Io sono la scuola, non entro in queste cose, io faccio la scuola. Poi se i genitori avevano questo dramma, potevano parlarne tranquillamente con me, come sempre hanno fatto, hanno sempre trovato ascolto, lo sapevano, passavano di qua e anziché fermarsi e chiedere eventualmente se c'era qualcuno che non sapeva, ma lo sapevano tutti. Quindi se dobbiamo fare polemica, polemica politica non appartiene alla scuola. Noi vogliamo fare la scuola, come? Nel modo più possibile per i bambini. Certo, non è una situazione assolutamente stabile, e meno male che non piove, e comunque il gazebo era per il sole o eventualmente per la... Siamo ai primi giorni, i bambini staranno 2-3 ore a scuola, noi gli abbiamo fatto trovare anche i libri sui banchi, cioè più di questo. Però se i genitori non vogliono questa situazione, me lo dicono, io dico al sindaco di differire l'apertura in attesa che trovi un sistema. Cioè non c'è niente di straordinario, ma io avrei gradito che qualcuno di loro, molti di loro sanno che hanno accoglienza e ascolto da parte mia da 14 anni, me lo potevano dire. Cioè fare questa cosa mi duole tantissimo, perché loro sono un popolo molto... che lavora, che ci tengono moltissimo ai propri figli, che lavorano e aiutano la scuola. Fare questa cosa, lasciarsi intimorire anche da esterni che non c'entrano niente con noi, questo mi duole, ecco. Scusi, questo mi dispiace. Ora, noi stiamo facendo questa protesta per dire no all'inizio di una scuola in delle tendopoli, in delle tende. I nostri figli hanno diritto a una scuola, hanno diritto di iniziare il loro primo giorno di scuola in una struttura adeguata, in una struttura che abbia dei banchi, in una struttura che abbia dei bagni dove se ci fosse necessità possono andare. Non possono iniziare il loro primo giorno di scuola in una tendopoli, in delle tende di plastica, oltretutto sporche, malfatte, e che non hanno lo spazio di ospitare veramente bambini, oltretutto non c'è nemmeno lo spazio per mantenere le distanze anti-Covid. Noi chiediamo al sindaco, chiediamo all'amministrazione, a tutta l'amministrazione, che ci diano una struttura adeguata per far iniziare i nostri figli il primo giorno di scuola. Nel momento in cui la scuola è stata ritenuta pericolosa, sarebbe stato meglio cominciare in DAD o questa soluzione? Assolutamente, né una né l'altra. Non sarebbe stato bene cominciare in DAD, perché i bambini in DAD ci sono stati anche per troppo tempo, e come tutti i bambini d'Italia avevano diritto di iniziare il loro primo giorno di scuola. E non è giusto iniziare la scuola in delle tende, perché non è una struttura adeguata per iniziare una scuola. Avrebbero dovuto trovare una soluzione alternativa, avrebbero dovuto pensare prima e capire prima che non era la struttura, la scuola non era adeguata per far entrare i bambini, e quindi trovare una soluzione alternativa, ma corretta, non delle tende. Anche avere un piano B per questa evenienza. Assolutamente, anche avere un piano B, visto e considerato che già nella scorsa primavera erano stati fatti dei lavori e avevano già fatto i controlli, ma non avevano ancora le risposte, quindi dovevano pensare prima a cosa poteva succedere. Perfetto, grazie mille.